Benvenuti Anomalie, in questo video scopriamo come condurre una sessione di Prism. Per raccontare una storia in Prism è necessario che una o più persone fra voi conducano le sessioni di gioco. Quando conducete, oltre a interpretare la vostra parte, vi incaricate di offrire al gruppo degli stimoli e degli spunti utili ad avviare la storia e svilupparla in un susseguirsi di scene interessanti. Condurre significa in pratica creare spazio affinché ogni persona abbia occasione di contribuire alle sessioni. All'inizio di una campagna, il primo compito di chi conduce è quello di dare via la storia, creare un espediente che coinvolga la distopia e le anomalie e metta in moto la vicenda. Nella sessione di esempio conducevo io. Vediamo come ho dato il via alla storia. Magda, Noah. Il cadavere della vecchia Gertrude si sta dissanguando sul pavimento di casa vostra. Ok. Bene. È entrata in casa all'inizio con qualche falsa cortesia, e dopodiché Magda ha cominciato a ricattarti dicendo che sapeva del vostro segreto e che se non fossi stata molto gentile con lei vi avrebbe denunciati. Dopodiché le cose si sono scaldate, lei ha cominciato a sbraitare e prima che tu te ne potessi rendere conto il coltello che avevi in mano è finito nella sua gola. E adesso lei vi sta guardando mentre gli ultimi respiri le svuotano il collo e la vita la abbandona. Okay, prendo un attimo la distanza per okay. Vedere la situazione. Okay. Sai che fra poco questa cosa verrà scoperta? E sai che non potete coprirla? Certo. Questa cosa, perché Gertrude ha famiglia e quindi prima o poi indagheranno e vi troveranno. Ok. Cosa fate? Come vedete, ho subito sottolineato il conflitto fra anomalie e distopia. Non abbiate paura di farlo, anche se può sembrare una cosa un po' cattiva. Se pensate agli altri esempi della narrativa distopica, le partenze sono sempre molto forti e rendono chiaro il fatto che per le anomalie la vita non sarà facile. Vediamo come abbiamo continuato. Guardo prima il cadavere. Poi guardo Noah e dico, piccolo, mi sa che dobbiamo andarcene. No. Noah è piuttosto sbigottito. Mamma, ma non sono cose da fare queste. Lo so, ma dovevo farlo per forza. Altrimenti avrebbe parlato e ci sarebbe successo come al vecchio Isaia. Ho capito, però poi così sembri quasi come una di loro. No, non dirlo. Senti, prendi la tua borsa e metti tutti i tuoi oggetti a cui tieni di più. Mm-hmm. Mi raccomando, scegli con cura e poi preparali. Posso portare anche il mio amico? Assolutamente, certo. Ok. Porta anche lui. Noah, obbediente, sale, mette appunto il suo device che ha scoperto dentro all'interno della sacca, porta magari qualche libro dove ha preso qualche appunto. Più cose di questo tipo, un cambio, però come dire è abbastanza pensieroso perché sta roba qui l'ha un po' toccato, nel senso che lui è sempre stato molto obbediente alla mamma, ma adesso un passettino di distanza in più lo ha preso. Eccomi mamma, ho tutto pronto. Sei pronto? Ok, un attimo soltanto, mentre lui prepara io recupero qualche oggetto, qualcosa in modo non evidente, cioè nel senso che non dobbiamo far vedere che ci stiamo portando via troppa roba. Certo. Quindi prendo quello che è la mia borsa di lavoro e ci metto dentro quelli che sono, che ne so, una pagnotta, del formaggio, poche cose che possono essere utili in modo da poterci andare via di qui. Come potete notare, la situazione ha spinto subito Alice ad agire e prendere iniziativa. Questo è un bene, perché significa che lei e Daniele avranno spazio per inserirsi nella storia e influenzarla. Da adesso in poi basterà continuare a rispondere agli stimoli che verranno generati dai punti di svolta e la sessione proseguirà naturalmente. Nel corso della sessione potrebbero arrivare dei momenti di stallo o di pausa, nei quali sarà necessario mettere di nuovo in moto le cose. In pratica, quando conducete, potrebbe capitarvi durante le sessioni di dover proporre qualche nuova scena interessante. Nel manuale trovate un sacco di scene, un elenco esauriente delle scene più ricorrenti nella narrativa distopica, ognuna delle quali contiene spunti utili per movimentare un po' la sessione.
Ad esempio, per cominciare la sessione che avete appena visto, ho usato una scena che nel manuale si intitola Momento della verità, in cui i personaggi si trovano in una situazione che li mette alle strette e in cui devono decidere velocemente come agire. Guardate come ho usato alcune delle domande di supporto di questa scena per rendere la situazione ancora più interessante. Sapete che uscire adesso comporta dei rischi, aspettare ne comporta degli altri. Uscire adesso vuol dire uscire dopo il coprifuoco e di conseguenza essere scoperti potrebbe causare delle conseguenze. Aspettare la mattina potrebbe chiaramente esporvi a rischi ben maggiori, perché se qualcuno sa che Gertrude è venuta da voi a farvi visita e si insospettisce perché non la vede tornare, le cose potrebbero complicarsi. Questa cosa ovviamente suppongo che le stia pensando tu. Ecco. Sì, io sono per partire subito, per il semplice fatto che sarebbe difficile occultare il cadavere, il corpo, e poi vorrei portare Noah a distanza da questa situazione. Non me la sento di aspettare ulteriormente, proprio perché aspettare la mattina vorrebbe dire stare tutta la notte con una persona morta. Certo. E poi comunque la questione è che se è già sera, già siamo già nel coprifuoco, vuol dire che teoricamente lei avrebbe dovuto rincasare. Quindi se ha avvisato qualcuno o comunque qualcuno sa che lei si è spostata via di casa, agiterebbe ancora di più le acque. Ora Alice e Daniele sono consci del fatto che stanno facendo qualcosa di rischioso, perché si stanno muovendo dopo l'orario del coprifuoco. La situazione ha un'alta posta in gioco e non può che svilupparsi in modo ancora più interessante. Nel manuale trovate 40 pagine di consigli su come condurre, ma la stragrande maggioranza delle informazioni si riassume in ciò che avete visto. Date il via alla storia, usate le scene per cominciare e sviluppare le sessioni, sottolineate spesso il conflitto fra distopia e anomalie e chiedete spesso alle anomalie qual è il vostro obiettivo. Prima di chiudere questo video, ecco una piccola nota su come scegliere chi fra voi condurrà le sessioni. Non esistono scelte sbagliate. Il cuore di Prisma sta nei suoi pilastri e nella meccanica dei punti di svolta, quindi qualsiasi opzione di conduzione sceglierete sarà comunque funzionale al corretto svolgimento del gioco. Potrebbe condurre chi interpreta la distopia, potrebbe condurre chi interpreta un'anomalia, potrebbe condurre una sola persona per tutta la campagna, oppure potreste farlo a turno. Nel manuale troverete elencate diverse opzioni di conduzione, ognuna associata a determinate casistiche di gioco e a determinate preferenze di gioco. Esploratele tutte e scegliete quella che vi rappresenta di più. Affrontate la paura, fate scelte difficili, vivete la distopia. Questo è Prisma.